Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi con i Grunge Tarot. Come sempre ragazzi vi lascio in descrizione il link di un mio video precedente a questo, in cui appunto davo una rapida sicuramente, ma direi approfondita spiegazione di quello che è appunto questo mazzo e ovviamente quel legame così profondo che ha appunto con il movimento culturale, ovviamente musicale, in particolar modo del grunge. Quindi se volete potete appunto andare a riascoltare l'introduzione appunto di questo video. Comunque quest'oggi faremo appunto una stesa inerente ad un vostro ex, quindi una persona con la quale avete avuto una storia, una frequentazione, e vogliamo cercare di capire se questa persona sta bene con la sua attuale compagna, che appunto avete evidentemente scoperto o visto anche semplicemente casualmente che ha un'altra compagna e in qualche modo paventa una grandissima felicità e serenità. Quindi vogliamo però capire effettivamente bene dagli arcani se è veramente felice con l'altra oppure sta fingendo, tornerà da me, si farà comunque sentire, cercherà un chiarimento, un confronto oppure proseguirà la sua strada con l'attuale compagna, quindi persona con la quale avete ovviamente avuto una storia, quindi una frequentazione. Allora, io inizio a mescolare gli arcani, quindi per chiunque sia incappato in questo video grazie al principio di sincronicità e che quindi abbia curiosità in riferimento al proprio ex, cerchiamo appunto di capire se questo ex che ad oggi ha una compagna, cui amore e felicità viene sbandierato da ogni dove, cerchiamo di capire se innanzitutto è realmente così, che cosa pensa ancora di voi, cosa vede di bello in voi, cosa non gli è andato giù magari della vostra rottura o del vostro comportamento. Vediamo un po' il suo ambiente, il legame che potrebbe esserci ancora ad oggi nonostante la rottura tra voi e questa persona. E cerchiamo di capire che cosa questa persona farà in futuro, quindi se vi contatterà, se vi cercherà oppure se lascerà la situazione chiusa. Allora, io utilizzerò, come faccio spesso sul canale, il metodo degli 8 arcani o 7 più 1. Vediamo un po'. Le metto di qua perché non ci stanno dall'altra parte. Allora, ok, perfetto, partiamo con la posizione del presente, quindi come questa persona sta vivendo la vostra rottura, quindi il vostro allontanamento ad oggi. Vediamo un po'. Qui abbiamo il Cavaliere di Coppe. Allora, carta del Cavaliere, direi che è una carta piuttosto emblematica perché comunque ci parla di una persona che tende a tornare e quindi a muoversi nello spazio e nel tempo, in questo caso il Cavaliere di Coppe, e che quindi assolutamente prova ancora dei sentimenti Coppe nei vostri confronti, addirittura sentimenti, emozioni,
E in qualche modo sta pensando di poter tornare da voi, perché qui abbiamo il cavaliere di coppe, quindi una persona che ha tutte le intenzioni di poter eventualmente ritornare sui suoi passi. È chiaro che il cavaliere di coppe rappresenta però generalmente, tra probabilmente anche i lati peggiori del suo carattere, un individuo non del tutto affidabile da un punto di vista strettamente sentimentale, perché a volte il cavaliere di coppe può essere anche visto come l'avventuriero, quindi comunque l'uomo che decide in qualche modo di iniziare una storia con una persona che a lui piace particolarmente, così come ha fatto con voi, per poi lasciarsi andare a una serie di, diciamo, altre conoscenze e frequentazioni. Quindi potrebbe essere una persona tendenzialmente infedele. Ma perché? Parliamo di coppe, quindi è un individuo che si fa prendere molto dall'emozione, dall'emotività del momento e quindi tende in maniera particolarmente umorale a spostare la propria attenzione da un obiettivo ad un altro. È un individuo che sa essere molto romantico, soprattutto a livello comunicativo, ma tende un po' troppo a infatuarsi della prima, diciamo, situazione a lui propizia che appunto ha davanti a sé, cioè una donna che gli debba piacere ovviamente da un punto di vista estetico, anche da un punto di vista mentale, con la quale ci sia un gran feeling, ecco, lui si lascia trasportare da tutte queste emozioni e se ne sente immediatamente infatuato. Quindi molto probabilmente lo stesso atteggiamento che lui ha nei confronti della compagna odierna, quella di cui appunto voi sapete. Proprio perché a volte è una persona ancora un po' infantile, il cavaliere non è un re o una regina, quindi non è un paggio, ma non è neanche un re, quindi non è una persona inesperta, assolutamente no, ma è comunque una persona piuttosto ballerina nei sentimenti e anche purtroppo nei comportamenti. Quindi diciamo che non brilla, ecco, diciamo così, di fedeltà. Perché, vi ripeto, tende ad idealizzare molto il proprio sentimento e ad ingigantirlo, cioè quella che in realtà sarebbe semplicemente una cotta, un'infatuazione, lui la vive come un grande amore, quindi tende immediatamente in qualche modo a lasciarsi andare. Magari non necessariamente lo dimostra, però comunque interiormente si sente molto preso e di conseguenza in quel momento canalizza tutte le sue attenzioni sulla persona che ha al momento, per poi però purtroppo sgattaiolare appena può verso altri lidi. Per voi ha un occhio di riguardo, proprio perché abbiamo questo cavaliere di coppe. Quindi in realtà sa di avervi ferito, quindi sa in qualche modo di non essersi comportato bene con voi. Sa in qualche modo di aver abbandonato la situazione senza lottare, un po' come appunto ci viene raccontato nella canzone Dollar Bill degli Screaming Trees. Quindi è una persona che in realtà sa di avervi ferito, sa di avervi abbandonato probabilmente nel momento in cui voi ne avevate più bisogno, sa di non essersi comportato bene, sa che il suo cuore è imperfetto, però sa anche purtroppo di avere un temperamento tale per cui fa fatica a mantenere ovviamente un piede in una sola scarpa. Ok? Quindi lui evidentemente si conosce, cioè sa di non essere una persona particolarmente fedele ad un rapporto, ad un sentimento. Di conseguenza si conosce e proprio in virtù di questo sa che prima o poi tornerà da voi. Anzi, vi scriverà, potrebbe invitarvi anche a prendere un caffè. Cioè è una persona, direi, piuttosto spavalda, sinceramente, evidentemente perché gli è sempre andata bene nella vita, quindi magari nessuna donna da cui poi lui è tornato gli ha mai chiuso la porta in faccia, perché evidentemente mi sembra una persona un po' troppo sicura di sé. Cioè lui dà per scontato, sì, ma tanto io quando torno con lei, sicuro come l'oro che comunque riprende tutto, ci rivado a nozze, cioè mi sembra una persona un po' troppo sicura di sé.
Quindi ha intenzione assolutamente di scrivervi, di vedervi, di incontrarvi anche personalmente. Il Cavaliere di Coppe ci parla comunque anche di spostamenti fisici, quindi è una persona che in realtà potrebbe volervi incontrare, magari potrebbe fare un viaggio e avvicinarsi per esempio a casa vostra o per esempio dove lavorate. Quindi è una persona che comunque pensa di effettuare un viaggio e quindi di potervi eventualmente raggiungere. Quindi comunque è una persona che non ha perso il contatto con quello che siete stati, assolutamente no, anzi è una persona che si ricorda perfettamente del vostro rapporto. Vediamo a questo punto una carta direi importante, cioè che cosa questa persona vede ancora di bello in voi, quindi i pro della situazione. Allora, la carta del matto. Questa è una persona che amava stare con voi per quello che voi gli davate, quindi per la vostra spensieratezza, per il vostro modo un po' scanzonato anche di vivere. Questa è una persona che aveva bisogno di provare delle emozioni, per carità, forti, ma comunque di in qualche modo gioia, di spensieratezza, che lo in qualche modo allontanassero dalla routine. Ecco, lui è così che vede voi, come una persona originale, come una persona imprevedibile, come quella donna in grado di fargli vivere quelle emozioni del momento forti che lui ovviamente vuole a tutti i costi vivere. Il matto rappresenta la giovinezza, quindi potreste comunque essere giovani anche da un punto di vista anagrafico, oppure potreste comunque, al di là della vostra età anagrafica, avere un atteggiamento particolarmente giovanile, appunto fresco, a volte anche un po' irriverente, ma questo a lui piace particolarmente. Quindi non vi vedeva come quelle donne morbose, tradizionaliste, che appesantivano il rapporto. Vi vedeva come una donna molto intelligente che anzi metteva brio, sale, pepe al rapporto. Quindi in realtà eravate, diciamo, il suo condimento preferito. Cioè, la vostra presenza ha rallegrato la sua vita, gli ha portato quel momento di gioia e di brio che lui evidentemente voleva, di cui evidentemente aveva bisogno. È chiaro però, ragazzi, che il matto mi rappresenta, per esempio, non un 2 di coppe o un 10 di coppe, cioè questa persona in realtà da voi, dal vostro rapporto, non voleva una storia necessariamente fissa che in qualche modo potesse portare ad un reale matrimonio, ad una convivenza, perché la carta del matto ci parla di un individuo che comunque vedeva in voi la possibilità di divertirsi tantissimo, appunto in maniera molto leggera, molto spensierata, ma non da un punto di vista in qualche modo di progettualità seria. Cioè una persona, vi ripeto, che vi vedeva come la donna ideale per comunque un rapporto sereno, per carità, magari anche continuativo, ma non necessariamente che potesse durare in eterno. Quindi nel caso in cui questa persona vi abbia raccontato in qualche modo, giurando e spergiurando di volere una storia con voi ufficiale o comunque una storia importante, comunque una storia seria, in realtà questa persona vi ha mentito. È tipico del Cavaliere di Coppe che, come vi ho detto prima, racconta tante belle cose, parte in quarta, anzi direi anche in quinta o in sesta, per poi però arrestarsi su problematiche inerenti alla quotidianità e la reale presenza di sentimenti o comunque di una progettualità ad un livello più maturo. Quindi questa potrebbe essere una persona che vi ha detto tante belle cose, ma poi in realtà il suo pensiero era ovviamente in riferimento più, vi ripeto, a un qualcosa di momentaneo, che comunque per lui poteva essere importante, ma non qualcosa di ufficiale o comunque di stabile e di duraturo. Quindi in realtà questa persona con voi è come se avesse provato a fare una sorta di salto nel vuoto, poiché non era convinta che tra di voi in qualche modo sarebbe proseguita la cosa in maniera così appunto stabile. In realtà questa persona sa
comunque di aver osato troppo con voi, di aver vissuto in maniera un po' troppo irresponsabile il rapporto con voi, magari appunto anche mentendovi. Non ha, diciamo, in qualche modo tenuto conto dei pericoli che potevano essere insiti all'interno di una storia di questo genere. Quindi probabilmente potrebbe aver sottovalutato il fatto che invece, mentre lui aveva questa progettualità molto più, diciamo, leggera, voi vi sareste invece innamorate. Lui non aveva tenuto conto di questa situazione. Quindi, diciamo, ha vissuto la vostra storia con uno spirito eccessivamente fanciullesco e quasi come fosse una sfida il riuscire a tenervi, a conquistarvi. Ma in realtà, obiettivamente, questa persona sa di aver osato tanto, anche se in realtà si sente quasi benedetta questa persona, no? Dall'avervi conosciuto, dall'aver provato comunque e provare tuttora un sentimento, un'emozione nei vostri confronti. Però questa persona sa comunque di non essersi comportata nel migliore dei modi. Ovviamente questa carta, come potete ben vedere, rappresenta Kurt Cobain in Smells Like Teen Spirit. Quindi la canzone simbolo non soltanto dei Nirvana, della voce meravigliosa di Kurt Cobain, ma anche del grunge, dove il Teen Spirit è una sorta di profumo che viene appunto usato dalle ragazze del college. E ovviamente questo ci riporta un po', è una sorta di allusione a tutto ciò che è l'adolescenza, con i propri sogni nel cassetto, le proprie idealizzazioni, come vi dicevo prima con il Cavaliere di Coppe, e poi ovviamente con le proprie disillusioni. Ok? Vediamo un po' che cos'ha questa persona nel suo cuoricino. Allora, qui abbiamo la carta del giudizio. Allora, la carta del giudizio in questo caso è una carta molto bella perché rappresenta il tentativo, la voglia, il desiderio da parte di questa persona di appunto cambiare qualcosa della sua vita per portare ad una rinascita. Di nuovo, ragazzi, il giudizio ci parla di un ritorno, esattamente come il cavaliere, quindi il ritorno di qualcosa dal passato. Quindi io ve lo assicuro a questo punto che questa persona vuole tornare assolutamente da voi. Questa è una persona che ha intenzione, tra l'altro, appunto di scrivervi, di contattarvi, tra l'altro non tra molto tempo, perché la carta del giudizio, così come anche il Cavaliere di Coppe, ci parla di tempistiche molto veloci, per cui ovviamente qualche settimana, addirittura anche qualche giorno, massimo un mesetto, ma questa è una persona che comunque ha voglia veramente di tornare da voi, al di là poi degli ostacoli che ci possono essere, perché comunque il giudizio ci parla di una chiusura nei confronti del passato per aprirsi ovviamente ad un nuovo futuro e quindi ad una nuova relazione. Io posso garantirvi che quest'uomo è già arrivato nel momento, diciamo, peggiore della sua relazione con questa nuova compagna, di cui appunto voi sapete, perché direi che è arrivato quasi al momento dell'abbandono, cioè una persona che obiettivamente è già stanca della persona che ha al proprio fianco e pensa di ritornare nel passato, quindi da una persona dalla quale appunto si sentiva più amato o che a lui ovviamente piaceva di più e che amava effettivamente, perché comunque questa persona ha un sentimento per voi, lo prova, quindi tuttora, quindi la carta del giudizio ci parla proprio, vedete, dell'illuminare un nuovo cammino, quindi qualcosa che per lui era bello, era significativo, E di conseguenza questa è una persona che ha tutte le intenzioni di scrivervi, chiamarvi, messaggiarvi, di poter in qualche modo tornare da voi anche con una dichiarazione importante, perché il giudizio rappresenta proprio una vera e propria dichiarazione. Quindi un essere totalmente sinceri, forse la prima volta in vita sua, parlare in maniera onesta, pulita e leale, dicendo effettivamente così come stanno le cose. Quindi è una persona che probabilmente non dico che sta cambiando, ma in realtà sta crescendo da un punto di vista proprio mentale e sentimentale, sta quasi maturando questa persona, proprio perché in realtà si sente meno debole rispetto al passato. Evidentemente il fatto di esservi stato lontano per così tanto tempo, o comunque addirittura aver avuto un'altra persona al suo fianco, gli ha un po' riaperto gli occhi, ok? Infatti,
Questi due personaggi rappresentano appunto due elementi fondamentali della band Temple of the Dog, che stanno appunto cantando Hunger Strike, che è una sorta di inno al giudizio universale. Quindi in realtà questa persona ha voglia di ritornare da voi, ha voglia di riabbracciarvi e anche in qualche modo di rimestare nel passato, cioè vuole mettersi in gioco anche con un certo coraggio, proprio perché in qualche modo ha voglia di riscatto e vi ripeto di perdono, quindi questa persona sa che obiettivamente con voi non si è assolutamente comportata bene. Tra l'altro, appunto, anche il cavaliere di coppe può proprio rappresentare qualcuno che chiede perdono. Quindi, in realtà, questa è una persona che ha capito di aver sbagliato e di essere ovviamente partito nel rapporto con voi. Ovviamente con un presupposto molto diverso rispetto al vostro, soprattutto di non averlo comunicato a voi. Ecco, questo forse è stato l'errore peggiore. Vediamo però quali sono i contro della situazione, cioè i limiti che lui identifica nella situazione con voi. Il re di Pentacoli. Allora, potrebbe essere o una figura genitoriale che in qualche modo lo condiziona, per esempio, può essere appunto un padre che in qualche modo, diciamo, gli ha lasciato una sorta di imprinting su come appunto vengono gestiti o devono essere gestiti i rapporti, però un imprinting tremendo, oppure potrebbe essere un rivale. Quindi, in questo caso, potrebbe avere la certezza che voi abbiate qualcun altro. Oppure potrebbe in qualche modo pensare che voi abbiate un'altra persona, magari non lo sa, ma potrebbe darlo per scontato. O comunque, nel caso in cui voi veramente abbiate un'altra persona, lui sa di questa persona o comunque immagina della sua presenza. Il re di Pentacoli però potrebbe anche in qualche modo essere un datore di lavoro, perché parliamo di Pentacoli. Quindi qualcuno che in questo momento gli sta particolarmente mettendo i bastoni tra le ruote per quanto riguarda appunto una situazione finanziaria, ovviamente economica e quindi anche professionale, che lo sta particolarmente spaventando. Cioè potrebbe questa persona purtroppo essere finita nelle mani sbagliate, per esempio può aver chiesto un prestito a persone sbagliate. Proprio con la stessa superficialità e leggerezza con cui lui in qualche modo si avvicina all'amore, anche per quanto riguarda il denaro, questa persona potrebbe proprio aver sbagliato in qualche modo socio, magari in un'attività, ed essere caduto appunto vittima di una sorta di truffa, perché il re di Pentacoli, in accezione negativa, rappresenta proprio un rivale. Vi ripeto, potrebbe essere un rivale in amore, nel caso in cui lui sappia che voi avete un compagno, o comunque lo immagina, lo dà per scontato, oppure, vi ripeto, potrebbe essere una figura parentelare molto negativa, che però in qualche modo lo consiglia veramente malamente e quindi in qualche modo porta questo ragazzo a, diciamo, dare un'importanza, un'impronta necessariamente quasi unicamente materialistica del rapporto e di qualsiasi rapporto sentimentale, lasciando quindi da parte l'emotività, ma facendo prevalere i sensi e i desideri. Oppure, vi ripeto, è una persona che comunque lo in qualche modo condiziona, vi ripeto, può essere un datore di lavoro, ma anche un amico, perché solitamente i pentacoli rappresentano anche amici o comunque parenti, per esempio un cugino, un fratello, che in qualche modo lo fa deviare dalla retta via e quindi lo porta allo sperpero, lo porta a dare troppa importanza ai beni materiali e non ovviamente fa il suo bene. Ok? Per esempio potrebbe essere comunque una persona impegnata in investimenti di borsa e potrebbe aver chiesto un consiglio alla persona sbagliata. Ok? Quindi qui ci sono sicuramente dei problemi da un punto di vista finanziario e da un punto di vista strettamente economico, ma potrebbe essere appunto anche un personaggio che assolutamente non è suo alleato, finge di esserlo, ma non lo è. Ma non è nemmeno alleato vostro.
potrebbe essere un amico che magari voi avete in comune, che non vede di buon occhio il vostro rapporto e non vede di buon occhio soprattutto il fatto che lui possa tornare da voi. Magari quindi lo malconsiglia o comunque lo induce a rimanervi a debita distanza. Quindi è effettivamente un personaggio estremamente falso, è un personaggio possessivo, è un personaggio che in qualche modo tende a fingere di essere un grande amico, un grande saggio, un grande consigliere, ma in realtà è una persona da non ascoltare e soprattutto il cui esempio non andrebbe assolutamente seguito. Quindi evidentemente si sta fidando della persona sbagliata. Una persona, questo ragazzo obiettivamente a volte sembra un po' troppo ingenuo, dettato ovviamente questo comportamento da una superficialità che non va ad indagare obiettivamente chi ha di fronte a sé, ma questo è un errore. Perché evidentemente lui si lancia, così come appunto nelle relazioni, anche per esempio nelle amicizie, nelle trattative d'affari, con persone sbagliate di cui lui non sa assolutamente magari nulla e si fida e sperpera ovviamente denaro. Il re di Pentacoli però è una persona matura e adulta, proprio perché parliamo di un re, quindi potrebbe avere grosso modo un'età compresa tra i 40 anni e i 50, 55, ma anche in su. Inoltre, il re di Pentacoli generalmente è una persona impegnata, che potrebbe anche essere tranquillamente padre, quindi già sposato o comunque convivente o comunque già padre. Inoltre, per darvi un'indicazione maggiore, il re di Pentacoli potrebbe essere di un segno di terra, quindi Vergine, Capricorno e Toro. Oppure potrebbe avere l'ascendente in uno di questi tre segni, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi tre segni nei pianeti principali che strutturano la personalità. Ovviamente quindi, per esempio, la Luna piuttosto che Mercurio, piuttosto che Marte e Venere. Cioè potrebbe essere, per esempio, un individuo con segno zodiacale Capricorno e potrebbe avere la Luna in Toro e, per esempio, Mercurio in Vergine. È un esempio. Ok, per farvi capire, quindi una forte presenza di terra nel tema natale di questa persona. Ecco perché obiettivamente è un individuo che dà molta importanza ai beni di tipo materiale e ovviamente lo malconsiglia. Quindi potrebbe, per esempio, averlo portato a frequentare questa nuova ragazza di cui voi sapete, perché magari è una donna facoltosa, una donna ricca, quindi in realtà non lo spinge a seguire i suoi sentimenti, anzi, al contrario, in qualche modo ad allontanarsi dai suoi sentimenti. Fatto sta che comunque questa persona mi viene in accezione negativa, di conseguenza è sicuramente un personaggio con il quale prima o poi lui avrà sicuramente un contenzioso aperto, cioè sicuramente queste due persone non andranno d'amore d'accordo ab eterno, ma arriverà sicuramente per loro il momento dello scontro. Perché mi viene comunque in accezione negativa, di conseguenza è sicuramente un personaggio con il quale poi lui avrà il suo bel da fare, soprattutto quando appunto scoprirà che è una persona ovviamente che potrebbe anche aver provato a truffarlo anche da un punto di vista appunto societario piuttosto che economico e finanziario. Vediamo il suo entourage, quindi l'ambiente che lo circonda. Qui abbiamo il Paggio di Pentacoli. Allora, in questo caso, invece, abbiamo un elemento positivo, meno male per lui, cioè c'è una persona molto giovane, potrebbe essere addirittura anche un figlio, perché il Paggio di Pentacoli può rappresentare anche un bambino, quindi comunque una persona molto piccola di età. Oppure potrebbe rappresentare anche qui un amico o un fratello, un parente o anche un collega di lavoro, perché no? Però molto giovane rispetto al furbo re di denari, quindi potrebbe avere grosso modo dai 20 ai 30 anni, non di più, ragazzi, perché i paggi sono molto giovani. Ed è anche in questo caso parliamo di pentacoli, quindi potrebbe essere di un segno di terra, quindi Toro, Vergine, Capricorno, oppure potrebbe avere l'ascendente in uno di questi tre segni, oppure appunto, come dicevo prima, un tema natale ricco, ovviamente, di questi tre segni nei pianeti che strutturano la personalità. Quindi,
Ovviamente in questo caso però è un elemento positivo, che vedete viene anche in opposizione per quanto riguarda appunto il re di pentacoli in accezione negativa. Quindi è sicuramente un personaggio positivo il paggio di pentacoli, che rappresenta ovviamente l'elemento probabilmente migliore in questo caso della stesa tra tutte le sue conoscenze, e rappresenta appunto un individuo che probabilmente nella sua giovinezza e dall'alto della sua giovinezza può dargli dei consigli invece giusti e corretti. Nel caso in cui possa essere un figlio, e quindi l'uomo di cui stiamo chiedendo ovviamente è abbastanza grande di età e quindi potrebbe avere un figlio piccolo, giovane, lui in realtà riesce a trarre molti insegnamenti da questo giovane, da questo bambino, perché probabilmente è come se in realtà ripulisse la sua interiorità, i suoi modi di vivere, di ragionare, contrariamente a quanto invece avviene con questo re di pentacoli, per permettergli di appunto vedere la vita sotto un altro punto di vista, che non sia solo ed esclusivamente un punto di vista di tipo appunto materiale, quindi non badando soltanto e solo ed esclusivamente alla... Oh, scusate, ho urtato contro la telecamera. Non badando solo ed esclusivamente appunto al benessere materiale di ogni storia, di ogni rapporto. Il paggio di pentacoli rappresenta quindi un elemento molto positivo, che può risultare anche positivo ovviamente nella vostra storia, e che, come tipico di tutti i paggi che rappresentano delle comunicazioni, potrebbe essere quell'amico in comune che appunto vi potrebbe mettere in comunicazione, quindi portare magari a voi notizie di lui o a lui notizie di voi. Ok, quindi è una persona che potrebbe mettervi in collegamento in qualche modo. Per esempio, se non vi seguite più sui social, questa persona potrebbe in qualche modo chiedervi l'amicizia per lui, in sua vece. Ok, quindi per comunque permettergli di spiare un po' la situazione. Quindi qui sicuramente c'è una persona per lui comunque molto interessante. E ovviamente una persona che, vi ripeto, lo può assolutamente aiutare. Quindi una persona intelligente, perché è una delle caratteristiche del paggio di pentacoli, una persona curiosa, appunto, e comunque una persona che obiettivamente può insegnargli molto. Quindi sicuramente un atteggiamento più pulito nei confronti dei sentimenti della vita. Ok? Vediamo che cosa ancora vi lega a lui, qual è il filo rosso che vi lega ancora a quest'uomo? Il 9 di coppe. Allora, in realtà vi piacete moltissimo, cioè c'è molta attrazione fisica fra di voi, eh? E ovviamente entrambi vi vedete i partner giusti da quel punto di vista, cioè è come se in qualche modo, dal vostro punto di vista, lui sia, tra virgolette, il partner giusto, degno, diciamo, per poter stare con voi. La stessa identica cosa la pensa anche lui, però vi ripeto, solo da un punto di vista strettamente estetico, o comunque per quanto riguarda l'impatto sugli altri che può avere il vostro rapporto, cioè lui può fare lustro a voi e voi potete fare assolutamente lustro a lui. Però, da un punto di vista obiettivamente caratteriale, il 9 di coppe non ci parla di una grande affinità. Quindi, se c'è sicuramente grande affinità fisica, quindi estetica ed erotica, il 9 di coppe però ci parla comunque di un atteggiamento molto indipendente, che ovviamente non contribuisce a legarvi. Quindi, vedete, qui abbiamo praticamente questo giovane che in qualche modo è seduto su questa poltrona, probabilmente anche un attimo prima della festa, di una festa, quando il lavoro ormai è stato svolto da tutti gli altri che hanno preparato e addobbato la stanza. Ecco, lui è lì seduto, che ovviamente gode dei risultati, però in maniera obiettivamente un po' solipsistica. Quindi in realtà è chiaro che avete entrambi, questo riguarda un po' tutte e due, un atteggiamento di indipendenza e di autonomia rispetto l'uno all'altro, che in qualche modo non aiuta però ad unirvi, nel senso che lui comunque è assolutamente indipendente rispetto a voi, cioè una persona che ama comunque l'indipendenza, ve l'ho detto prima con il matto, ama comunque gestirsi la sua vita autonomamente senza nessuno che lo controlli. E voi identicamente.
però in qualche modo una persona che ama controllare. Vedete il 9 di coppe? Cioè questo ragazzo però sta controllando, è seduto, lui non ha nessuno al proprio fianco, ma lui guarda gli altri, controlla che il lavoro sia stato svolto correttamente. Quindi in realtà, mentre lui non ama essere controllato, lui ama controllare. E di conseguenza questa cosa a voi ovviamente non può andare bene. Attenzione dunque, perché potrebbe essere anche un individuo particolarmente possessivo, che potrebbe in qualche modo amare, vi ripeto, essere molto corteggiato, 9 di coppe, quindi avere più scelte, più possibilità tra cui appunto scegliere. Quindi persone che in qualche modo lo adorino, gli facciano la corte, che lo facciano sentire appunto bello e importante, no? Che facciano anche il lavoro per lui, ok? Quindi ama essere circondato da lusinghe, da cose belle, da persone che in qualche modo mirano a lui. Quindi lui può sentirsi libero di fare determinate cose e di godere e gongolarsi tra queste appunto spasimanti, cosa che non permette assolutamente a voi. Quindi obiettivamente potrebbe essere una persona dal carattere direi piuttosto particolare, quindi una persona gelosa e possessiva, dove però le regole non valgono anche per voi. Questa situazione ovviamente a voi potrebbe non andare bene, perché anche voi comunque siete delle persone che necessitate della vostra libertà, dei vostri spazi, perché siete comunque donne molto indipendenti, delle donne forti, dal carattere forte. Quindi su questo punto si potrebbe comunque sempre arrivare ad uno scontro. Cioè ci sono, diciamo, dei lati del carattere di entrambi che obiettivamente non collimano. Quindi, mentre per esempio da un punto di vista, vi ripeto, estetico o comunque fisico, qui c'è un grande feeling, da un punto di vista caratteriale, obiettivamente ci sono un po' di scontri. Quindi ciò che in realtà potrebbe non essere permesso a voi è ciò che invece lui per primo fa. Quindi c'è una sorta di carattere un po' probabilmente anche autoritario, un atteggiamento arrogante, un po' da prepotente da parte di questa persona, eh? Lui può, gli altri assolutamente no. Vediamo che cosa vi consigliano gli arcani in questo caso. Qui abbiamo il 3 di bastoni. Il 3 di bastoni ci parla di un'attesa. Quindi, vedete questa persona, questa giovane o questo giovane ha in qualche modo terminato il proprio concerto, vedete? Ed è in qualche modo in attesa che appunto la canzone termini definitivamente e di conseguenza che il pubblico possa adorarlo, che possa quindi in qualche modo portargli merito, quel merito che lui ovviamente crede di giustamente meritare. Quindi il 3 di bastoni è una situazione di attesa, ma è un'attesa proficua. Voi sapete che le carte di grado 3 degli arcani minori si rifanno, hanno il proprio corrispettivo nel terzo arcano maggiore, quindi l'imperatrice. L'imperatrice generalmente è gravida, è una donna incinta, quindi in realtà il bambino già c'è, deve solo nascere, quindi è una situazione di attesa, però fruttuosa. Quindi in realtà questa persona sa che deve attendere ancora, nonostante stia fremendo, perché vi ripeto, qui abbiamo un giudizio e il cavaliere. Però obiettivamente sa che deve attendere ancora un po' per riuscire ad avere in qualche modo appunto soddisfazione nel tornare da voi e quindi per avere udienza da voi, per essere ascoltato da voi. Sa che evidentemente deve ancora sbollire o che la situazione ovviamente deve ancora migliorare. Ebbene, gli arcani che cosa vi stanno consigliando? Lasciate che questo tempo trascorra. Quindi non forzate la mano. Cioè non cercatelo, evitate in qualche modo di dargli dei segnali, lasciate la situazione in debita attesa, perché sicuramente andrà a sbloccarsi, ma con dei tempi che dovranno comunque essere dei tempi giusti, ogni cosa a suo tempo, dice il 3 di bastoni. Quindi le notizie, la positività sta arrivando, ok? Le soddisfazioni voi ve le prenderete, ma diamo tempo al tempo, perché non è evidentemente ancora adesso il momento giusto. Cioè, evidentemente, nel caso in cui voi, per esempio, daste un messaggio a questa persona, a
parte che comunque c'è ancora un'altra persona a suo fianco, che però fino ad ora qui non è stata minimamente menzionata, anzi mi vengono due personaggi maschili, quindi questa ragazza proprio non ha nessun ruolo, ma abbiamo detto col giudizio che è stanca questa persona, quindi vuole sicuramente chiudere questo rapporto. Però a prescindere da questo, nel caso appunto in cui voi cercaste di accelerare i tempi, quindi di portare questa persona verso di voi, evidentemente non sarebbe il modo giusto per poterlo riavere, cioè i tempi non sono ancora maturi. Ragazzi, date tempo al tempo, l'attesa è sempre gravida di frutti, quindi di cambiamenti, d'accordo? Quindi sicuramente qui un cambiamento arriverà, però bisogna ovviamente un po' aspettare, quindi c'è una certa attesa. Lui vorrebbe tornare molto prima. Qui invece gli arcani vi consigliano: aspetta, fai fare a lui o aspetta che i tempi siano più giusti, perché qui c'è da parlare, c'è molto di cui discutere, però evidentemente non è ancora arrivato il momento giusto, ok? Vediamo un po' il futuro, quindi che cosa accadrà tra voi e questa persona, cosa farà nell'immediato futuro, ragazzi? Qui abbiamo il 4 di pentacoli. Allora, il 4 di pentacoli, ecco perché appunto l'attesa. Perché qui ci parla, sì, sicuramente di una persona che ha intenzione di tornare da voi, che ha intenzione di chiamarvi, ha intenzione sicuramente di sbloccare la situazione. Ma è anche una persona che, 4 di pentacoli, vedete, si sta occupando in questo preciso momento di questioni economico-finanziarie. Cosa vi ho detto con il re di pentacoli? È una persona che si sta occupando del proprio denaro e ovviamente anche dando un risvolto positivo a quella che è la sua vita strettamente personale. Quindi questa persona in questo momento ha questo nella sua testa, cioè la sua priorità è questo. Quindi in qualche modo è una persona che per il momento non vuole grossi scossoni, cioè sa che nel caso in cui lui lasci questa ragazza per tornare da voi ci potrebbero essere ovviamente innanzitutto delle liti, ma soprattutto anche delle situazioni di dubbio, per cui si potrebbe ripresentare di nuovo quel salto nel vuoto che lui appunto ha fatto all'inizio della vostra conoscenza con questo matto. In questo momento non lo vuole, lui vuole sentirsi sicuro. 4 di denari, vedete, questo ragazzo è seduto dove? Tra tutti i suoi beni, circondato dalle cose più care, dischi, libri, quaderni. Quindi in realtà è una persona che deve ancora imparare a vivere, deve mettere da parte quella possessività, quell'avidità, quel bisogno che ha di accumulare, deve sistemare tutte le problematiche economico-finanziarie che ha per poter riuscire a dare giusto valore ai sentimenti e tornare da voi in maniera più matura. Ecco perché date valore all'attesa e quindi al tempo che passa. Ovviamente l'intelligenza della stesa è evidente, quindi i consigli non vengono mai dati a caso. Ok? Quindi in realtà sicuramente questa persona si farà risentire, quindi tornerà da voi. C'è comunque un tentativo anche pratico, perché parliamo in realtà di pentacoli, che rappresenta proprio l'agire concreto, ok? Però obiettivamente i tempi, vi ripeto, non sono così brevi come li preventiva lui, e soprattutto questa persona in questo momento necessita ancora di calma e di tranquillità. Di conseguenza questa persona non vuole agire in maniera avventata come ha fatto in passato, vuole dare anche lui tempo al tempo e vuole imparare a dare più valore a tutto ciò che lui ha nel cuore. In realtà il 4 di pentacoli ci parla proprio di testardaggine, di ostinazione. A cosa? In cosa? In determinati comportamenti, abitudini. Questa persona sa che deve cambiare, ve l'ho detto col giudizio, ma in realtà è una persona che purtroppo, se tornasse ora da voi, avrebbe gli stessi identici comportamenti che ha avuto con voi in passato. Perché è una persona che tende a non volere in qualche modo distruggere il proprio gruppo di valori su cui si basa tutta la sua intera esistenza. Questa è una persona che deve fare un lavoro molto importante
su se stesso. Quindi in realtà, vi ripeto, è una persona che deve maturare, ma ovviamente avverrà lentamente. Esattamente come anche il tornare da voi, perché il 4 di denari rappresenta proprio un evento, una decisionalità che sta lentamente maturando e che arriverà sicuramente al successo, ma obiettivamente questa persona sa che deve tornare in qualche modo, in maniera però più matura e saggia. Quindi questa persona sa che il rapporto che lui sta vivendo ad oggi è sicuramente un rapporto basato sull'illusione, sul nulla, perché il 4 di denari rappresenta nel presente una situazione sentimentale che non convince, che non soddisfa. Per esempio, una convivenza finita male, un matrimonio sfumato, e lui sa che lascerà il posto a un rapporto futuro sicuramente molto più felice e soddisfacente. È chiaro che comunque questa persona però vuole prendersi i suoi tempi. Il 4 di denari rappresenta le buone notizie, la germinazione, la fecondità, quindi in realtà questa persona vi porterà delle buone notizie, ok? Però è chiaro che in qualche modo questa persona deve prima risolvere tutte le sue problematiche e anche diventare un po' più adulta. Il 4 di denari può rappresentare anche un regalo, è la carta del regalo. Quindi potreste in qualche modo ricevere un regalo da parte di questa persona, un mazzo di fiori, piuttosto che una dedica su un social, qualcosa di inatteso, o per esempio un messaggio di auguri, per esempio, qualcosa di inatteso, e questa persona lo farà proprio perché si aspetterà di essere ricambiato. Quindi in realtà d'improvviso, come tipico di lui, appunto, vedete il matto, agirà, portandovi appunto un regalo, un qualcosa che in qualche modo vi stupirà, quando meno ve lo aspettate. Però vi ripeto, le tempistiche qui sono un po' più lente di quello che in realtà preventiva lui. Ma perché prima deve completare il suo ciclo di maturazione, deve dare attenzione a quella che è la sua vita da un punto di vista appunto economico e finanziario, e soprattutto deve ovviamente anche prestare attenzione a quello che è il suo ambito professionale. Quindi crede in questo momento di dover lasciar perdere colpi di testa, iniziative impulsive, perché sa che comprometterebbero la riuscita del presente, che di per sé è già molto impegnativo. Quindi non si scoraggerà, perché l'occhio ce l'avrà sempre su di voi. Però in questo caso vuole tornare con fermezza e rigore, tenendo anche in conto delle vostre stesse esigenze. Quindi vi ripeto, tornerà? Sì, assolutamente. Quando meno ve l'aspettate? Assolutamente. Questa persona vi scriverà, vi ripeto, vi farà un regalo, qualcosa comunque di inaspettato, che ovviamente vi farà molto piacere, ma che denoterà sicuramente una persona molto più matura rispetto a quella persona che appunto invece avete conosciuto nel vostro passato, che obiettivamente di maturo aveva ben poco, d'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente la situazione andrà a migliorare, questa persona ritornerà, vi darà tutte le soddisfazioni di cui appunto meritate, le soddisfazioni del caso, si farà sentire quando meno ve lo aspetterete. E ovviamente troverete una persona molto cambiata, diversa rispetto al passato. Qui abbiamo un'opposizione netta tra il matto, cavaliere di coppe, e il 4 di denari. Quindi sicuramente il suo ritorno sarà inaspettato, ma anche decisamente piacevole per voi, perché vi ritroverete di fronte ad una persona completamente diversa rispetto al passato. D'accordo? Con tempistiche però, ragazzi, qui sicuramente più lunghe, quindi si sta parlando ovviamente anche di qualche mesetto, perché prima deve sistemare alcune situazioni del suo presente, poi potrà sicuramente tornare da voi. D'accordo? Quindi, come dico sempre, buona fortuna!